La piazza non è una piazza, è solo la conclusione di qualcos'altro. L'epilogo dilatato di una strada, uno slargo, un effetto ottico. Non c'è una targa che la segnali a chi la cerca o un riferimento che la citi nell'elenco della toponomastica cittadina. Eppure, Piazza del Municipio esiste. E come? E non solo perché la gente ne è convinta o perché lo urlano le trombe fissate sul tettuccio di una macchina scorazzante per le strade, ma perché lo ammettono persino le autorità. Lo confermano le locandine stampate a cura del comune nelle occasioni più svariate, dalla tombola di settembre all'incontro con la cittadinanza del Presidente della Repubblica in visita ufficiale. Anche se il caotico sviluppo del tessuto urbano ha spostato il baricentro, anche se la cementificazione diffusa lo ha in qualche modo marginalizzato, questo slargo modesto e ufficialmente anonimo resta caparbio il cuore della città. Il cervello non abita più qui, globuli e piastrine strusciano altrove, ma il cuore resta barbicato a questi sassi consumati. Qui passa ancora obbligatoriamente la storia, qui passano le storie. Che sia stato concepito come punto focale della città immaginata, lo si evince dai segni che rimangono, dall'aspetto delle case che diventano gradatamente palazzi, via via che la loro distanza dalla piazza diminuisce. Non lontano, a qualche centinaio di metri, c'è un'altra piazza che non c'è, perché è soltanto un incrocio di strade. La gente la chiama sbrigativamente piazzetta, trascurando ogni altra indicazione per sottolinearne l'insignificanza, anche se, a differenza dell'altra, può vantare tanto di nome e di targa. È un luogo che appartiene ad un altro mondo, ad un'altra città. Lasciando alle spalle la piazzetta e percorrendo a piedi la strada porticata che conduce al cuore, si scavalca un invisibile confine. Il cemento si fa laterizio e a poco ci si immerge nella scenografia degli archi e delle colonne. È una passeggiata a ritroso del tempo. La strada, ovvero il corso, si presenta alla partenza stretta stretta e sottotono. Poi acquista luce, sviluppa dignità, si allarga in giusta misura, volgendo in curve dolci ed assecondando dislivelli leggeri, accoglie nel suo alveo minute calli affluenti. Si ingrossa intuendo la foce e concedendo sguardi inaspettati. Infine si spalanca, bloccandosi all'improvviso di fronte al Palazzo del Municipio, che si esibisce sullo sfondo come una cortina. La strada fiume rallenta, si suddivide in rami minori, radi di case dimesse, di tegole e mattoni, dove il flusso illanguidisce, ristagna e si perde nel verde fra alberi e acque.